Volevamo che gli italiani potessero riconoscersi nel nostro modo di fare e di esprimerci. Sabato 3 novembre al Palazzetto dello Sport di Marotta si è svolta la festa per Davide Mazzanti, l'allenatore della nazionale di pallavolo femminile, reduce dall'argento nel campionato del mondo in Giappone. L'amministrazione comunale ha deciso di organizzare la serata per celebrare al meglio lo sportivo di casa. Una folla ha gremito il palazzetto e ha assistito a una serata ricca di emozioni, racconti e ricordi, grazie a testimonianze dal vivo e videomessaggi di persone che hanno avuto a che fare con la vita e la carriera del mister. Tra queste il professore delle superiori, gli amici di una vita, la moglie Serena Ortolani, ma anche il rettore dell'Università Politecnica delle Marche e Lucia Morico, judoka marottese bronzo alle Olimpiadi di Atene 2004. Al termine della serata, alla presenza di autorità del CONI e FIPAV regionale, è stata scoperta la gigantografia che sarà installata proprio al palazzetto. Il sindaco Barbieri, a nome di tutta la città, ha consegnato una speciale targa ricordo e ha ricevuto dal mister la maglia della nazionale con le firme delle ragazze terribili. È una grandissima festa, tante persone, tanti cittadini sono venuti qui per dare il giusto tributo al nostro concittadino Davide Mazzanti. Per noi è stata una grande emozione, un'emozione unica, emozioni che ci ha dato Davide. Questo è il ringraziamento che abbiamo voluto fare come amministrazione comunale, ma da parte di tutta la comunità. Appena terminata la serata abbiamo incontrato Davide Mazzanti, visibilmente emozionato e felice. Venendo qui pensavo che l'orgoglio più grande è il fatto che molto spesso ci ritroviamo insieme solo in eventi a volte tragici, no? E pensare che il mio lavoro potesse radunare tutti i marottesi in una festa mi dà una sensazione veramente particolare, un'emozione nuova, perché mai avrei pensato che il mio lavoro potesse coinvolgere così tante persone, far innamorare e vivere la stessa emozione tutti insieme. Mi lascia un sapore dolce in bocca su quello che abbiamo fatto. Abbiamo affrontato una tappa fondamentale per la nostra esperienza. La cosa pericolosa è pensare al futuro, dobbiamo restare concentrati sul presente e vivere giorno per giorno come abbiamo fatto dal primo giorno quando abbiamo iniziato. Sì.